Ciao a tutte e tutti, bentornati in questo nuovo video. Come vedete sono struccata perché oggi dobbiamo fare un sacco di prove, perché questo video in particolare sarà il video dove voglio testare tutti i makeup tips, dei piccoli consigli e video che mi sono ritrovata a vedere più di una volta su Instagram, che naturalmente riguardano quasi tutti il beauty, e voglio testarli con voi. Allora, devo essere sincera, soltanto uno di questi che vi sto per proporre l'ho già testato varie volte tempo fa, ma per gli altri non ho mai provato nulla, quindi lo testeremo proprio in live insieme. E voglio iniziare appunto con quello che io ho già provato, cioè il correttore per coprire le occhiaie, diciamo tra virgolette una sorta di ulteriore correttore per coprire le occhiaie. Per provare questo trucchetto ci servirà un correttore classicissimo che utilizzate di solito per coprire le occhiaie e un rossetto rosso. Udite, udite, questa è la magica chiave per tutto, un semplicissimo rossetto rosso. Più aranciato possibile perché così andrà proprio a coprire bene, vedete, la parte scura delle occhiaie e andiamo subito a provare. Allora sì, non fate caso alle mie occhiaie che sono tremende. Quindi cosa andiamo a fare? Prendiamo il rossetto rosso e lo andiamo a mettere qua proprio dove vediamo la parte scura, non troppo mi raccomando perché altrimenti poi è un casino coprirlo, giusto così tamponato, e con il dito andiamo a sfumarlo leggermente. Naturalmente questo è un trucchetto, poi se avete il correttore quello aranciato insomma viene anche meglio, però in assenza del correttore questo è un ottimo sostituto. E dopo aver fatto questo andiamo col correttore nostro sopra, abbastanza abbondante, dopodiché prendo la mia Beauty Blender e vado a sfumare. Ok, se poi quando andate a sfumare avete finito, notate che c'è ancora un piccolo alone, però come vedete secondo me è coperto abbastanza. Potete riapplicare un po' del correttore. Ok, ci siamo. Io direi che questo trucchetto ha funzionato abbastanza. Il prossimo makeup tips sarebbe quello di fare il contouring, quindi prima utilizziamo tutte le cose in crema sul viso. Come lo facciamo il contouring? Lo facciamo con una banana, quindi ci servirà una banana e poi dei correttori in stick, possibilmente scuri, così andiamo a fare questo contouring. Io adesso ne ho scelti due a caso. Ho preso questo di Maybelline, il Master Contour, che però ha sia la parte chiara sia quella scura ed è un po' più difficile da utilizzare, e penso infatti che andrò a utilizzare questo che è lo Sculpting Touch di Kiko, che vedete è soltanto la parte scura. Quindi cosa si fa? Si va a posizionare la nostra banana perché ci servirà proprio per dare la classica forma a contouring, quindi andiamo a posizionare nella posizione che più ci si addice e dopodiché passiamo con il correttore, in questo caso lo stick, e seguiamo la forma. Allora, io direi che come forma ci può stare. Poi, vabbè, andate un po' a ritoccare. A me piace abbastanza, già guardate la differenza. E lo andiamo a fare anche dall'altra parte. In questo modo. E adesso, naturalmente, andiamo a sfumare. Allora, perdonatemi, ma è uscito un sole della Madonna. Comunque, questo è l'effetto una volta sfumato. Io spero si veda. È leggermente arancionino, ma va bene, insomma. Secondo me può starci, soprattutto se poi di base utilizzate un fondotinta, non come ho fatto io, ma oggi stiamo proprio testando. E adesso proviamo un altro trucchetto che si può fare sempre con il correttore in stick e delle mollette. Allora, io ne ho scelte due di forme diverse perché non sapevo quale potessi usare. Però secondo me tutte e due vanno bene, forse questa è meglio. Oppure la classica forcina. Andremo a fare il contouring al naso. È facilissimo. Allora, si prende questo tipo di forcina, si allarga leggermente e lo andate ad applicare in questo modo. Cerco di dargli una forma più o meno giusta. Bello. Poi prendo il correttore e vado qua sulla lunghezza della forcina nella parte sopra e vado a tracciare i miei contorni, poi lo vado a togliere e tac, questo è il risultato. Io non sono solita fare il contouring al naso, però secondo me questo può essere un metodo per essere un po' più precisi, magari per chi non sa proprio come dare quella forma esatta. Idem si va a sfumare, tra l'altro questo stick mi piace tantissimo perché è super sfumabile. E dopo aver fatto questo abbiamo anche il nostro contouring al naso. E adesso per settare tutte queste cose che abbiamo fatto, vado a utilizzare invece della cipria, usiamo un trucchetto appunto che abbiamo scoperto, cioè
il borotalco. Questo metodo l'ho visto usare parecchie volte, però io sinceramente non l'ho mai provato, mai neanche mezza volta, quindi sono proprio felicissima di farlo oggi con voi. Quindi vado a mettere un bel po' di borotalco, boh, che vola ovunque sul dorso della mano, e con la spugnetta vado a prenderlo e vado a picchiettare e a fissare. Oddio, non potete capire, cioè, non respirate per favore, però devo dire che non si sente, cioè, leggerissimo. Oh. Ecco, nel mentre me lo sono buttato tutto addosso, molto bene, e settiamo anche qua il naso e anche il contouring, visto che tanto abbiamo fatto tutte queste meraviglie. Però devo essere sincera, a parte il fatto che ti intossichi, però non è male, non è malaccio. Guardate come si sfuma benissimo. Questo forse è uno di quelli che utilizzerò di più, anche perché la cipria costa, il borotalco anche, però relativamente, insomma, rispetto alla cipria. Mi dispiace tantissimo per questo sole, cioè non so se vedete quanto è accecante. Comunque, passato qualche tempo, prendo un pennello e vado a togliere l'eccesso di cipria, di borotalco. Però devo ammettere che non mi dispiace, cioè io adesso non so come si vede in telecamera, però, cioè, devo essere onesta, non mi dispiace affatto, è carinissimo e setta abbastanza bene. Naturalmente, insomma, per chi ha la pelle chiara come la mia magari è un po' più facile utilizzarla perché è dello stesso colore. Pensavo rimanesse molto più effetto farinoso, non so se mi avete capito. Vi zoom un attimo per farvi capire, non ha segnato neanche la parte sotto l'occhio che di solito mi segnano praticamente tutto. Questo è super promosso. Adesso invece andiamo a utilizzare un metodo per quanto riguarda le sopracciglia, per fare le sopracciglia, utilizzando una forchetta, eccola qui, e poi il vostro gel per le sopracciglia. Io utilizzo questo di Nabla, colorazione Venus, ed un pennellino. Allora, questo in realtà è, penso, la cosa più semplice. Ecco, il sole se ne sta andando, cambi di luce continui. Andiamo a aprire questo qui, ce lo mettiamo da parte, e con la forchetta posizioniamo, cerchiamo di prendere la forma giusta. Vediamo di fare così, poi prendiamo il prodotto e andiamo qua proprio a colorare. Naturalmente non prenderà tutta la sopracciglia perché io l'ho un po' più grande, però vediamo un attimo come è venuto. Ecco, magari questo non è proprio esatto. Oddio, non so se sono stata io che ho sbagliato qualcosa. Dovevamo farlo in maniera diversa. Allora, proviamo invece di riempire il buchetto interno che rimane, di andare invece qui esternamente. Magari viene un po' meglio. No, no. Raga, questo, allora, ci abbiamo provato, ma io direi che questo è un no. Quindi prendiamo il nostro dischettino e andiamo a rimuovere prima che si secchi il prodotto. Era uno infatti di quelli per cui ero più gasata, perché dico no vabbè, cioè figata. In realtà niente, quindi adesso gli do una spennellata anche a quest'altra sopracciglia, perché sennò sembra nuda e spoglia rispetto all'altra. E continuiamo con i nostri trucchetti. Io ripeto che tutto questo lo sto provando per la prima volta insieme a voi, quindi quello che non viene è... Adesso il prossimo trucchetto invece è quello che riguarda l'ombretto. Ci servirà un cucchiaino semplicissimo piccolo e una palettina di ombretti. Io ho scelto questa qui, che è la Full Spectrum di Urban Decay, proprio con colori belli accesi, così potete notarli. Va posizionato praticamente sopra il bulbo e dovrebbe rimanere soltanto la parte della piega. Forse viene meglio se la faccio da quest'altra parte. Poi prendiamo un pennellino e l'ombretto. Praticamente si va nella piega e si sfuma, sempre tenendo il pennello, il cucchiaino fermo. Poi si va a togliere, vediamo l'effetto. Wow, cioè avevamo cominciato con una marcia pazzesca e naturalmente stiamo rovinando tutto. Molto bene. Praticamente non doveva venire questo, ma più una roba così. Proviamo a farlo all'altro occhio, magari viene meglio, chi lo sa. Andiamo così e andiamo a sfumare. Poi togliamo, zac. Allora, questo non vorrei dire nulla. Beh, è venuto decisamente meglio. Guardate, se dovete fare una cosa precisa, questa è venuta benissimo. A volte la seconda volta era meglio. Allora, adesso metto a posto anche l'altro occhio.
occhio. Sto facendo un trucco alla cavolo. Quindi diciamo che per questo trucchetto del cucchiaino io direi che potrebbe funzionare, magari con un colore un po' più tenue e fatto in una posizione un po' migliore. Io adesso per provare non potete capire come mi sono messa, però secondo me potrebbe avere il suo perché, quindi io gli darei un ni. Adesso c'è rimasto da provare un solo trucchetto, che comprende lo scotch e una tinta labbra. Questo l'ho visto fare da morire tantissime volte, non sapete quante altrettante volte io abbia voluto provarlo, ma non ci sono mai riuscita, non ho mai avuto il coraggio, cioè di applicare la tinta, però come linee guida lo scotch. Quindi adesso ad applicare lo scotch. Allora, labbra impacchettate, è stato un po' difficile l'arco di cupido. Adesso proviamo, senza farlo apposta ho preso una tinta che col trucco ci sta da dio. E adesso proprio andiamo totalmente a caso. Oddio, che sensazione orribile. Io non so, ho visto quelle su Instagram che c'erano ste labbra perfette. No, non succederà mai a me tutto questo. Adesso andiamo a togliere lo scotch. Potete notare, in generale non è proprio malissimo, però faccio prima a metterlo senza scotch a questo punto. No vabbè, poi qui non è stato messo e qui è tutto sbavato. Ma sì, ma sì. Quindi questo video è terminato. Vi ho fatto vedere tutti i trucchetti che avevo trovato su Instagram, almeno quelli che mi sono piaciuti di più. Questo ne è il risultato. Alcuni sono stati promossi a pienissimi voti, altri invece, insomma, lo capite da soli che anche no. Però a parte questo, ci siamo comunque divertiti. Fatemi sapere qua sotto se proverete o se avete già provato alcuni di questi trucchetti. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!